Abbiamo, come ha detto il Presidente, il piacere oggi di presentare i risultati del secondo rapporto dell'Osservatorio Permanente della CNA sulla tassazione delle piccole imprese. Uno studio direi approfondito, ma soprattutto concreto. Concreto perché è costruito intorno a un'ipotesi di un'impresa reale che esiste e che viene proiettata in 113 comuni d'Italia, per consentire di calcolare quanto incidono i tributi sul reddito d'impresa e come stia cambiando nel tempo il peso relativo dei singoli tributi. Si va da Reggio Calabria, dove la tassazione è del 74,9%, a Cuneo, dove la tassazione è del 54,5%. La differenza è di 24,4 punti percentuali. La novità più grande è l'efficacia della deduzione integrale del costo del lavoro dall'IRAT, che abbassa questo total tax rate, lo abbassa di 1,7 punti percentuali. È evidente che c'è una tendenza generata dall'entrata in vigore del federalismo fiscale che ha fatto aumentare sempre più il prelievo della tassazione locale sulle imprese e che si mantiene a livelli oggettivamente troppo elevati. L'anno scorso era prossimo al 64%, quest'anno 2015 prevediamo una lieve flessione di 1,7 punti, però comunque sempre un dato particolarmente sensibile. Una pressione fiscale che io non sto più a dire sia insostenibile, credo insomma che lo pensiamo e lo diciamo tutti, perché quel 64% è ben più grave di quello calcolato dall'Istat con i suoi parametri del 43%. Quello è il dato reale. Quello dell'Istat ormai è un dato solo nominale e formale che non ci aiuta a comprendere davvero qual è l'emergenza e perché è davvero così insostenibile. Ok, il federalismo fiscale, permettetemi la battuta, è stata attuata con troppa fretta. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema, è, dobbiamo ammetterlo, e secondo me incide anche molto sui dati che avete dato voi, è che il 2013 oggettivamente è stato l'anno horribilis della finanza locale. Allora, il primo punto d'approdo, secondo me, è quello della local tax. Local tax, che supera lo simbolo della IUC divisa per tre, e che devo dire molto saggiamente il governo, che avrebbe potuto già inserirla in legge di stabilità, io personalmente interpellato privatamente ero stato contrario, ha ritenuto di prendersi un pochettino più di tempo, perché noi dobbiamo magari aspettare anche un po', farla entrare in vigore l'anno prossimo, ma avendo un quadro certo che permetta al governo da una parte e agli enti locali dall'altro di avere degli elementi di certezza. Il fatto che l'imprenditore sia tassato in IRPEF in progressiva solo per i proventi che ritrae dall'azienda e tutto l'utile che resta nell'azienda non sia tassato in progressiva, ma sia tassato ad aliquota proporzionale, uguale all'IRES come qualunque altra impresa, è un fattore importante dal punto di vista della razionalità del sistema, dell'efficienza del sistema. Le grandi differenze delle tassazioni tra, come ho detto, tra Reggio Calabria e Cuneo sono dovute in massima parte ai valori catastali degli immobili su cui si paga IMU e TASI. Esistono un differenziale di valore tra circa 600.000 euro nei comuni che hanno la tassazione più elevata a 50-40.000 euro di valore catastale degli stessi immobili sui comuni con la tassazione più bassa. Se noi riusciamo a dare attuazione alla delega, intervenire in maniera equitativa sul catasto, correggiamo in maniera importante alcune storture, acceleriamo i processi e soprattutto creiamo le condizioni perché una volta che si fa la fotografia sul catasto non sia una fotografia che rimane lì per 40 anni, ma sulla base di quello che è emerso, in sede di audizione, c'è la possibilità, basandosi su algoritmi, di dare il senso dell'evoluzione in più e in meno del valore del mercato, secondo me si ha in parte anche un significativo riduzione del danno rispetto ai problemi che voi evidenziavate nella vostra bella ricerca. Intanto mi accontento di questo, ma invito il governo a completarlo quel lavoro.
quanto prima e ad arrivare a poter mettere a disposizione dell'abolizione della parte costo del lavoro quei 6 miliardi che ci servono, perché questo, io sono sicura, non può che produrre un effetto positivo sulle nostre imprese. Abbiamo fatto due proposte chiare, importanti, è ridurre le aliquote IMU del 50%, e questo porterebbe una riduzione netta del total tax rate, riportandolo ai livelli del 2011, circa il 57-58%. Quando invece riusciamo anche solo a dedurre completamente l'IMU dal reddito d'impresa, altra ingiustizia per le imprese, anche in quel caso si arriverebbe a un total tax rate che dal 62,2 passerebbe al 58%. C'è il problema, come avete ben evidenziato qui, che l'IMU non è deducibile dal reddito d'impresa. È bello vedere questi vostri grafici di quanto si ridurrebbe il livello di tassazione totale nel caso in cui la deducibilità fosse portata al 50 o al 100%, praticamente in base ai vostri grafici sarebbe quasi equivalente a un dimezzamento delle aliquote dell'IMU. Chiediamo un riordino e un funzionamento concreto dei cosiddetti fondi tagliatasse, stabilire un nuovo principio, chi più dichiara meno paga, e cioè commisurare forti riduzioni di pressione fiscale per coloro che evidenziano un incremento del reddito rispetto a quello che possono trarre dalla loro impresa, e subito l'abolizione del reverse charge e dello split payment, perché ora la fatturazione elettronica deve essere l'unico strumento per controllare efficacemente ed effettivamente l'evasione dell'IVA.